tanto l'attivazione. Ci tenevo tanto a fare questa scelta. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, e abbiamo la clessidra, che al rappresentante del governo sono riservati 3 minuti, e abbiamo la clessidra, e che il presentatore ha diritto di replica per 2 minuti, e appunto useremo 2 volte quella da un minuto. Passiamo ora all'interrogazione C02245 Merola. Abbiamo qui l'onorevole Simiani, informazioni relative al piano di riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con particolare riferimento all'ufficio delle Dogane di Arezzo. Invito il collega Simiani a illustrarla. Prego. Grazie Presidente. Diciamo che nelle scorse settimane abbiamo sentito direttamente dalla stampa e presso la stampa questa notizia in cui c'è una riorganizzazione da parte della Direzione Nazionale dell'Agenzia delle Entrate nella riduzione del personale, in questo caso anche dell'importanza strategica che oggi ha la sede di Arezzo e di Siena nell'ambito dell'Agenzia delle Dogane. Come sapete benissimo, oggi in quel comparto ha circa 80.000 imprese e soprattutto imprese in cui l'export e comunque anche il sistema economico diventa insomma, importante e fondamentale per quel territorio, per la crescita di quel territorio. Ecco perché chiediamo, in base anche a questa scelta, di far sì che quella zona, la zona di Arezzo e di Siena, diventa subalterna a altre zone della Toscana, se non si ritenga necessario, in relazione a quanto espresso in premessa, di vetare questo depotenziamento delle agenzie delle dogane della sede operativa di Siena e di Arezzo, al fine di non penalizzare le imprese di un territorio che garantiscano in questo momento, come dicevo prima, l'export della Toscana. Grazie. Grazie onorevole Simiani. Prego al governo il sottosegretario Freni, che ringrazio. Grazie Presidente. Allora, io credo sia preliminare, fermo restando che poi una risposta completa è stata depositata e a distribuzione, credo sia preliminare chiarire qual è il piano di riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, nel cui spettro si muove l'accorpamento della sede di Arezzo nel rispetto alla sede di Firenze. Nel 2012, voi sapete, è iniziato il percorso di riorganizzazione territoriale. Questo percorso di riorganizzazione non ha impatti negativi, né diretti né indiretti, in termini di servizi all'utenza. Per l'utenza e per l'imprenditoria, ovviamente, non c'è alcun impatto, anzi, la riqualificazione di alcuni uffici, come quello di Arezzo, sarà di fatto un beneficio, perché porterà alla riqualificazione di un assetto strategico caratterizzato da una implementazione di personale, tant'è vero che con il bando pubblicato lo scorso 12 febbraio, proprio nell'ottica di riorganizzare la rete della Regione Toscana, sono stati banditi 564 posti, di cui 40 destinati alla Toscana e di cui da 6 a 8 destinati alla sede di Arezzo. Cosa cambierà? Cambierà la circostanza, e questo anche nell'ottica di una sempre più marcata digitalizzazione del servizio e quindi della necessità sempre minore di un'interfaccia fisico. Cambierà che cosa? Cambierà la presenza di una posizione dirigenziale. L'assenza di una posizione dirigenziale comporterà a personale invariato nell'ufficio territoriale, l'unificazione sotto una macro area che verrà in questo caso chiamata ADM Toscana 1 delle agenzie di Firenze e di Arezzo, a cui saranno attribuite le competenze territoriali in materia di controlli per l'ufficio dei monopoli della Toscana. Ora, qual è stato il criterio? Non c'è alcuna sede dei monopoli ad oggi ad Arezzo e Siena.
e quindi poter unificare la competenza dei monopoli sarebbe stato molto più complesso, per questo il criterio trainante è l'unificazione con Firenze. L'ufficio dogane di Arezzo, peraltro, è oggi la sede territoriale con minor sviluppo organizzativo nell'ambito della regione e qui io devo puntualizzare che i dati che sono stati forniti dall'interrogante non sono assolutamente completi, perché nel 2023 c'è una tabella allegata alla risposta, dimostra che Arezzo l'import non si colloca al 25% ma all'1,21% della regione toscana e l'export al 3,93% in termini di articoli. In ogni caso la decisione organizzativa di non prevedere una figura dirigenziale per la sede di Arezzo, ribadisco, e quindi l'unificazione della macro area Toscana 1, comporterà l'inserimento di ulteriori funzionari nella sede di Arezzo, tutti con elevata professionalizzazione e responsabilità, e non comporterà alcun disservizio materiale per imprese e in generale per gli utenti. Grazie. Grazie, prego onorevole Simiani per la replica. Sì, grazie Presidente. Diciamo che non mi ritengo assolutamente soddisfatto, perché al di là che io credo che sia assolutamente positivo quando si ottimizza un servizio, si semplifica, si ottimizza anche nell'ambito della tecnologia e della semplificazione. Tuttavia, o c'è stata una cattiva comunicazione da parte vostra o qualcuno dall'altra parte ha recepito male. Ecco, io credo che oggi la Camera di Commercio è uscita più volte insieme a tutto il sistema produttivo ed economico della provincia di Arezzo e di Siena contro questa scelta. Ora, al di là di verificare, e anch'io verificherò in base a questa risposta, altri diciamo, approfondimenti e altre azioni in tal senso, tuttavia credo che oggi da parte del governo, prima di iniziare una fase di, diciamo, di accentramento o comunque di riorganizzazione da parte insomma del Ministero, io credo comunque dell'Agenzia della Dogana, serviva e serve una chiara e opportuna concertazione, perché il limite che noi vediamo in questa operazione non è solamente quella di una possibile anche futura ottimizzazione e miglioramento del servizio. Io sto dicendo che oggi un altro pezzo dello Stato, dell'Agenzia della Dogana, viene preso e tolto dalla Toscana, in questo caso detta del Sud, la Toscana che non deve sembrare marginale, ma per noi è molto invece, come dire, pur essendo un territorio poco antropizzato, ma che comunque ha funzioni, eccellenze dal punto di vista territoriale, le vogliamo difendere e per questo noi attiveremo tutte quelle azioni politiche necessarie e dal punto di vista anche degli strumenti parlamentari per poter arrivare in fondo a questa vicenda. Grazie Presidente. Grazie mille. Passiamo ora alla 502243 Centemero. Dati e informazioni sulle emissioni di buoni del tesoro poliennali. Invito la collega Cavandoli a illustrarla. Prego onorevole. Grazie Presidente, sì, si faceva riferimento appunto che il BTP indicizzato all'inflazione europea è un titolo di Stato che è molto importante, che genera liquidità nel caso appunto in cui venga sottoscritto, che abbia quindi ed è un investimento particolarmente apprezzato in questo momento di mercato che prevede un incremento generale dei costi. E il 20 marzo scorso il MEF ha dato un dato importantissimo, cioè ha reso noto i dettagli dell'emissione, che era pari a 5 miliardi di euro di BTP indicizzati euro a 10 anni con scadenza quindi al 15 maggio 2036. All'operazione risulta che hanno partecipato 170 investitori per una domanda complessiva superiore ai 41 miliardi di euro. Quindi chiaramente è un grande successo che evidenzia, visto che il 78% si trattava di investitori esteri contro un 21% insomma abbondante che di quelli domestici, evidenzia quindi un grande interesse per i titoli del mercato italiano, per i titoli italiani, per
e una grande fiducia negli investitori. E noi chiediamo quindi al rappresentante del governo se appunto di confermare questi elementi informativi che possano confermare il positivo riscontro degli investitori in termini di fiducia nella sottoscrizione degli strumenti finanziari, nonché entro quali tempistiche si preveda l'emissione di nuovi titoli di Stato rivolti sia ai risparmiatori italiani che a quelli esteri. Grazie mille, prego onorevole Freni. Grazie Presidente, è vero, l'ultima emissione di BTP indicizzato all'inflazione europea menzionato dagli interroganti è avvenuta a marzo scorso, quindi poco fa, con una partecipazione di 170 investitori, una domanda complessiva di 41 miliardi. Dall'inizio dell'anno però vi sono stati altri due collocamenti effettuati con modalità analoghe, un nuovo BTP a 7 anni e la riapertura del BTP a 30 anni, alle quali hanno partecipato rispettivamente 270 investitori per il BTP a 7 anni e 385 per il titolo a 30 anni, con una domanda rispettiva di 75 miliardi da una parte e 80 miliardi dall'altra. A inizio febbraio è stato poi collocato il BTP a 15 anni per un importo di 10 miliardi, qui l'importo era cappato a 10 miliardi ma la domanda è stata di 77 miliardi rispetto ai 10 offerti e con una domanda di 300 investitori complessivi per un totale di 77 miliardi appunto. I collocamenti, tutti questi collocamenti effettuati fino ad oggi, quindi nel primo trimestre del 2024, che rispondono al programma annuale di collocamenti, hanno visto una platea di investitori decisamente diversificata, con la quota prevalente nell'Europa continentale, una percentuale, dobbiamo dire, sempre apprezzabile anche per il Regno Unito. Per alcune emissioni c'è stata una importante partecipazione anche di investitori asiatici e nordamericani su alcuni collocamenti. Ed è importante rilevare che in queste emissioni non è mancato il supporto degli investitori domestici. Quanto poi ai collocamenti rivolti ad investitori italiani e in particolare assimilabili al cosiddetto retail, perciò gli investitori privati, diciamo sul mercato non secondario, dopo il successo ottenuto dall'emissione del BTP Valore che ha raggiunto ogni volta raggiunge numeri record, più se ne fanno più si sfonda il tetto del record, il governo conferma che si stanno predisponendo emissioni destinate alla categoria retail in tempi ragionevolmente brevi. Di queste iniziative ovviamente verrà data tempestiva e anticipata informazione ai risparmiatori per garantire appunto l'andamento dell'acquisto. Grazie. Prego, onorevole Cavando, di prendere replica. Sì, io ringrazio il sottosegretario per l'illustrazione, direi completa ed esaustiva, di quello che effettivamente è l'emissione da parte del MEF di tutti quelli che sono i titoli di Stato italiano. Sì, accennato ai BTP Valore che hanno raggiunto, fra l'altro riservati a un investitore privato, un piccolo investitore, e hanno raggiunto sì, nelle tre collocazioni oltre i 17-18 miliardi di euro ciascuno e hanno anche il vantaggio che vengono strutturati quindi con un premio per chi sottoscrive e resta fino alla fine dell'investimento. Quindi il fatto che ci siano dei collocamenti che vengono diciamo esauriti in anticipo o con grande successo, io credo che sia un segnale molto importante per il nostro Paese, per il nostro governo e per il MEF che effettivamente sta dirigendo anche la politica economica italiana nella verso giusto, tanto da acquistare la fiducia degli investitori non solo italiani, non solo dei piccoli investitori ma anche a livello internazionale, e questo chiaramente è un segnale importante. Quindi grazie ancora per la risposta. Grazie. Passiamo ora all'interrogazione 502244 FENU, dati relativi alla compensazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi. Prego, onorevole FENU. Che non è Fenu, bello vecchio. Sì, grazie, sono dei firmatari. Grazie Presidente. Nella recente risposta all'interrogazione del 10-11 dello scorso 21 marzo,
presentata dal senatore Mario Turco, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha evidenziato che per quanto riguarda la questione dei cosiddetti crediti incagliati, le quote di crediti riferibili alle annualità scadute indicano che la perdita è molto contenuta e definite da Eurostat come trascurabile ai fini della classificazione statistica. Il Ministro ha altresì precisato che la predetta quota di crediti non utilizzati potrebbe essere riconducibile al fenomeno delle frodi e dei crediti illegittimi. In buona sostanza, da quanto può desumersi dalla richiamata risposta, i crediti d'imposta risulterebbero quasi interamente compensati, fatta eccezione per una quota da considerarsi trascurabile alla luce e ai fini della classificazione Eurostat. Va ricordato che secondo l'ultimo dato ufficiale fornito dall'Agenzia delle Entrate, lo scorso 14 novembre 2023, in risposta all'interrogazione 1625 dal 15 ottobre 2020, dal 15 ottobre 2020 al 14 novembre 2023, le cessioni di crediti superbonus risultavano pari a complessivi 105 miliardi, di cui regolarmente compensati 18,3 miliardi, con un residuo di 1,7 miliardi circa riferito alle rate dell'anno 2023. Quanto agli altri bonus edilizi, alla medesima data risultavano cessioni di crediti per complessivi 54 miliardi, di cui regolarmente compensati 7,16 miliardi, con un residuo di 793 milioni di euro circa di euro riferito alle rate dell'anno 2023. Alla luce della recente risposta resa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è necessario acquisire un aggiornamento in merito ai dati comunicati lo scorso 15 novembre. Quale sia ad oggi, per ciascuna tipologia di bonus, distinguendo il dato che per anno di maturazione dal 2020 al 2023, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta compensati rispetto al totale dei crediti maturati, nonché l'ammontare dei crediti d'imposta da considerarsi scaduti, che non possono essere più utilizzati in compensazione o essere ceduti a terzi. Grazie. Grazie onorevole Lovecchio, prego onorevole Freni. Grazie Presidente. Nel documento in esame gli interroganti fanno riferimento alla questione dei crediti incagliati oggetto di cessione in relazione ai bonus edilizi e alle quote di crediti riferibili alle annualità scadute. La domanda è sostanzialmente quale sia oggi per ciascuna tipologia di bonus, distinguendo il dato per anno di maturazione, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta compensati rispetto al totale dei crediti maturati, nonché l'ammontare dei crediti d'imposta considerati scaduti, che non possono essere più utilizzati perché, o ceduti. A riguardo, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, risulta che l'ammontare dei crediti relativi ai bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura, rilevati a partire dal 15 ottobre 2020 sino alla data del 4 aprile 2024, è pari complessivamente a circa 219 miliardi di euro, di cui 160,3 miliardi per il super eco bonus e super sisma bonus, 58,7 miliardi invece per tutti gli altri bonus previsti. Di questo importo sono stati fruiti dai cessionari in compensazione tramite modello F24 41,8 miliardi, di cui sono stati compensati 20,8 miliardi nell'anno 2023. Giova precisare che i dati contenuti nella piattaforma dell'Agenzia delle Entrate non sono depurati dagli annullamenti derivanti da sequestri, errori e duplicazioni. Grazie. Prego, onorevole Vecchio. Ringrazio il sottosegretario per la risposta, però avevamo nella domanda, chiedevamo quali erano l'ammontare dei crediti d'imposta considerati scaduti. Sì, il dato dei crediti pagati, diciamo, lo avevamo, però ci interessava sapere quali sono i crediti che non possono essere più compensati e non possono essere ceduti a terzi. Quindi mi ritengo non soddisfatto della risposta. Grazie. Grazie onorevole Lovecchio. Abbiamo adesso la interrogazione 502246 Borrelli, che è collegato credo da remoto, se ci agevola anche con la sua immagine, ecco. Pubblicazione. Penso che la vedete, Presidente. Sì, 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 adesso sì. Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per 1000 per l'anno 2024. Prego, onorevole Borrelli. Grazie, Presidente. Il decreto legge numero 145 del 2023, il cosiddetto anticipi,
ha prorogato di un ulteriore anno la disciplina transitoria per ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, stabilendo che entro il prossimo mercoledì 10 aprile 2024 bisogna presentare la domanda per accedere al riparto del 5 per 1000 dell'IRPEF per l'anno 2024. In realtà si tratta di disposizioni relative al sostegno degli enti del terzo settore che si sarebbero dovute applicare già a partire dal 2022, ossia dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Provvisoriamente l'articolo comma 6 del DL 228/2021, modificato appunto l'articolo 17 bis del suddetto DL 145/2023, dispone che in merito alle ONLUS iscritte alla data del 21/11/2021 all'anagrafe tenuta presso l'Agenzia delle Entrate, la disposizione che consente di evolvere il 5 per 1000 agli enti del terzo settore iscritti nelle RUNS si applica solo dal quarto anno successivo a quello di operatività, vale a dire il 2025. Fino a quell'anno quindi si può destinare il 5 per 1000 alle ONLUS sulla base di quanto stabilito dal DPCM 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato, il quale prevede che la domanda di accesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato va presentata in caso di prima iscrizione in presenza di modifiche rispetto alla precedente iscrizione oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente entro il 10 aprile. Concludo. Dal comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2024 numero 9, con il quale vengono illustrate modalità e termini per accedere al beneficio, si evince come anche oltre il 10 aprile le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche abbiano la possibilità di accreditarsi, inviando la domanda entro il 30 settembre, a condizione di avere i requisiti necessari alla data del 10 aprile, versando con il modello F24 Elite un importo di 250 euro con il codice tributo 8115, la cosiddetta remissione in bonus. Con quali tempistiche verranno pubblicati gli elenchi definitivi degli enti accreditati? Chiediamo ovviamente nel termine straordinario della remissione in bonus. Grazie. Grazie mille, prego onorevole Freni per la risposta. Grazie Presidente. Gli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso per le ONLUS e per le ASD, perciò le associazioni sportive non dilettantistiche, al riparto del 5 per 1000 per il 2024 e l'obiettivo è quello di sapere con quali tempistiche verranno pubblicati gli elenchi definitivi degli enti accreditati nel termine straordinario della remissione in bonus. Premettendo che per le ONLUS si potrà fornire una risposta completa, mentre per l'ASD è necessaria un'interlocuzione con il CONI, che invece vigila sul tema ASD. Voi sapete che per l'anno finanziario 2024 le ONLUS continuano a essere destinatarie della quota del 5 per 1000 dell'IRPEF con le modalità già previste dal DPCM del 2020 per gli enti di volontariato e ciò a prescindere dalle modificazioni ulteriori che ci sono state della disciplina. Sulla base delle disposizioni richiamate appunto, le ONLUS accreditate per il 24 presentano entro il 10 aprile l'istanza di accreditamento all'Agenzia delle Entrate per poter far parte appunto di questo elenco e poter beneficiare della quota del 5 per 1000. Le ONLUS che non effettuano l'iscrizione entro questo termine possono presentare la domanda di accreditamento entro il 30 settembre versando una piccola penale. Tanto premesso, quanto alla tempistica con la quale verranno pubblicati gli elenchi definitivi degli enti che hanno presentato la domanda di accreditamento nel termine straordinario previsto dall'Agenzia per la remissione in bonus, l'Agenzia fa presente che, analogamente a quanto già effettuato negli anni precedenti, provvederà alla pubblicazione dell'elenco definitivo delle ONLUS che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per 1000 tardivamente, ovviamente, dopo la scadenza del 30 settembre e quindi verosimilmente nei primi giorni del mese di ottobre 2024. Grazie. Grazie onorevole Freni, prego onorevole Borrelli. Il viceministro mi ha dato le notizie che ci sono, quindi praticamente nei primi giorni di ottobre avremo questi dati. Ovviamente nell'altro caso se ne occupa il CONI e quindi ovviamente mi auguro soltanto che la data di ottobre sia del 2024, non che diventi diciamo un altro anno. Quindi
mi reputo ovviamente soddisfatto della risposta, augurandomi che insomma si mantengano queste tempistiche. Grazie. Grazie mille. E quindi chiudiamo qui, mi pare, sì, il question time. Ringraziamo il sottosegretario Freni.